Borderlands 3 ha compiuto quest'anno 4 anni e nei circa 2 anni di supporto del gioco è cambiato veramente tanto. Oggi vediamo tutto ciò che è cambiato dal lancio del gioco. Insomma, una guida per tutti coloro che ci hanno giocato nel lancio o i primi paio di mesi, si sono stufati delle prestazioni pessime e non l'hanno più aperto. E ora vogliono rigiocarci con tutti i DLC. Innanzitutto, togliamo le ovvietà. Certo, il gioco gira infinitamente meglio che al lancio, ci sono stati tantissimi aggiornamenti di bilanciamento delle varie armi, abilità, nemici, eccetera. Quindi non andremo a toccare quelle cose lì o il video sarebbe lungo 3 ore. Oggi vedremo proprio i contenuti, come quello che state vedendo. Inoltre andremo anche a saltare skin pack e cose del genere. Se siete interessati alla personalizzazione, sono uscite tantissime skin nel tempo, gratuite e a pagamento, ma non è questo il punto di questo video. E Movora. L'unico raid boss classico, diciamo, stile Borderlands 2, presente in Borderlands 3. E Movora fa parte di uno dei DLC del gioco che sono stati rilasciati, ma è ovviamente un contenuto a parte perché non è collegato alla storia o altro. Trovate letteralmente la missione sullo Sanctuary se avete il DLC e lo andate a menare. Fine. Ed è fantastico. Molto difficile per chi non ha una build perfetta, però veramente divertente. E peccato per i drop perché sì, sono carini, ma si possono ottenere anche nel resto del DLC. Quindi, parlando di DLC, abbiamo 6 DLC in totale che sono stati rilasciati per Borderlands 3. Abbiamo 4 DLC storia, classici, come quelli di Borderlands 2. Lansom Jackpot, Guns Love and Tentacles, Bounty of Blood e infine il DLC di Krieg. Sono molto carini, i miei preferiti sono Lansom Jackpot e il DLC di Krieg, però ognuno ha i suoi gusti e sono tutti un po' diversi e con, diciamo, i loro effetti speciali, chiamiamoli così. Per quanto riguarda invece gli altri due DLC, Designer's Cut e Director's Cut, sono dei DLC particolari perché introducono cose diverse, esperimenti in Borderlands 3. Il DLC 5, quindi il Designer's Cut, va ad aggiungere una nuova modalità di gioco, Arms Race. È una sorta di Battle Royale single player, dove lo scopo è entrare nella mappa, ottenere delle armi perché non potrete usare né armi né abilità del vostro personaggio e poi andare ad estrarre queste armi, quindi anche una parte di estrazione che andranno nella vostra banca e andare a sconfiggere il boss finale della mappa che vi dropperà anche alcune armi aggiuntive e una volta sconfitta vi permetterà di estrarne ancora un paio da mettere nella vostra cassa. Tutto quello che non estrarrete sparirà. Se morirete, tutto quello che non avete estratto sparirà. Il concept è carino, è possibile giocare anche in coop, ma purtroppo dopo 2 o 3 volte annoia. La maggior parte della community non apprezza molto questa modalità, ma c'è chi la ama alla follia e soprattutto le armi di questa modalità sono tra le più forti del gioco. Un'altra delle cose aggiunte dal Designer's Cut è un quarto albero abilità ad ogni personaggio. Avete capito bene? Borderlands 3 non ha ricevuto personaggi giocabili aggiuntivi, a differenza dei giochi precedenti, ma ha ricevuto 4 alberi abilità in totale, uno nuovo per ogni personaggio. Quindi ogni personaggio in Borderlands 3 può creare delle build utilizzando 4 alberi abilità invece dei classici 3. Secondo me è stata una scelta interessante, un ottimo esperimento, ma non è stata la scelta vincente. Il quarto albero abilità ha aiutato tantissimi personaggi, ma la mancanza di un personaggio nuovo da giocare che portasse i giocatori a provarne uno nuovo, a rigiocare di nuovo, secondo me ha fatto perdere alcuni giocatori alla saga. Non troppi però, perché comunque siamo ancora in migliaia che giochiamo questo gioco. Per quanto riguarda invece l'ultimo DLC, il Director's Cut, come abbiamo detto all'inizio del video, ha aggiunto il Raid Boss e Movora, ma non si è fermato qui. È noto ad aggiungere anche una serie di missioni chiamate Serio Misterio nelle varie mappe originali del gioco, nei vari pianeti originali come Pandora, Prometea, Densai, eccetera, aggiungendo una mappa aggiuntiva. E, infine, alla fine di tutte queste missioni si trova una sorta di raid boss. Non è ben un raid boss, ma non ci siamo lontani a livello di vita, danni, arena, eccetera. Per cui, aggiunto, ottimi contenuti endgame, perché è molto difficile questo raid boss.
E poi, una volta sconfitto, vi dà una cosa che vi permette di raddoppiare tutto l'iridium che trovate. Non è male. Non è per niente male. Un'altra cosa aggiunta a quest'ultimo DLC di Director's Cut sono stati dei video dietro le quinte, behind the scenes. Decine e decine di video di com'era il gioco durante lo sviluppo, marketing che non è mai stato rilasciato, boss mai rilasciati, mappe mai rilasciate, test build vecchie di anni, esperimenti praticamente prima ancora che Borderlands 3 fosse qualcosa, ancora nell'engine di Borderlands 2, eccetera. Una marea di cose curiosissime che io adoro, la follia. E sarebbe bellissimo se ogni videogioco facesse così. Molte persone hanno odiato questo contenuto dicendo che era inutile, che hanno pagato per nulla, scordandosi il resto dei contenuti del DLC. Ma secondo me già solo tutto questo dietro le quinte merita il prezzo del DLC. Infine, l'ultima aggiunta del DLC 6 sono state le carte della cripta. Tre carte della cripta per la precisione, tre schede che contengono missioni aggiuntive. Una volta completate queste missioni vi danno esperienza, oltre all'esperienza che guadagnate voi giocando. Questa esperienza va a riempire una nuova barra dei livelli. Quando completate una barra potrete scegliere solo una carta della cripta attiva in un certo momento per guadagnare esperienza, non tutte e tre, guadagnerete delle casse. Andando ad aprire queste casse della carta della cripta potrete ottenere iridium, potrete ottenere chiavi di diamante, molto migliori delle chiavi dorate classici dei Borderlands che vedremo più avanti, e potrete andare ad ottenere uno qualunque degli oggetti di quella carta della cripta, che sono armi, scudi, eccetera. Sono anche skin, teste, skin armi, ciondoli ed emote. Ce ne sono di tre carte della cripta e ognuna di queste ha 4 armi, scudi, eccetera. Quindi abbiamo un totale di 12 armi nuove, più tutta la personalizzazione di cui abbiamo parlato prima per ogni personaggio. Ottimo modo per dare un motivo in più alla gente per giocare e per far guadagnare loro qualcosa in più in generale mentre stanno giocando. Molti di voi penseranno: oh no, per migliorare Borderlands 3 devo pagare una marea di DLC e non hanno mai aggiunto niente di gratuito, che schifo. Beh, non potreste mai essere più in torto. Quello di cui abbiamo parlato fino ad ora era pagamento, erano DLC. Tutto il resto che state per vedere saranno aggiornamenti gratuiti. In più sono uscite anche delle skin DLC e cose del genere, di quelle non ce ne frega nulla. Quindi, la prima cosa importante che è stata aggiunta sono i takedown. Ce ne sono di due tipi. Il takedown Maliwan, che è quello che state vedendo, è stato il primo che è stato aggiunto. Sono una sorta di raid alla Destiny, invece di essere il classico raid boss a cui siete abituati. Questo vuol dire che avrete una mappa da affrontare con un mid boss, anche se comunque sempre un raid boss intermedio, e poi un raid boss finale con un combattimento intenso e relativamente lungo, che sia per fase di immunità o per altre cose. Sono contenuti completamente gratuiti, che fanno parte del gioco e sono sempre attivi, vi basta andarli a fare. Però dovrete aver completato la storia del gioco prima, perché sono molto difficili. Come vi dicevo, il primo è questo Maliwan. Il boss finale è Wotan, quello che state vedendo, un robottone gigante con vari scudi e varie cose. Ed è il migliore dei due takedown ed è stato super apprezzato fin dal rilascio. Entrambi i takedown potranno essere attivati dalla Sanctuary la prima volta, avrete una missione specifica, e poi vi attiveranno una mappa in cui potrete andare ogni volta che potete iniziarli. Il secondo takedown è il takedown dei guardiani, molto più difficile, molto più lungo e meno apprezzato perché è un po' tedioso in alcune meccaniche. I boss però sono fenomenali e anche questi molto difficili. Questo takedown è probabilmente più difficile di quello Maliwan, sia per appunto la lunghezza. Se morite, ricominciate o dall'inizio o a metà takedown in base a dove siete arrivati, non avete alternative. Sia per alcuno parkour, platforming e altre cose del genere da fare, sia per dei nemici che vi possono one-shottare, sia per degli elementi, delle meccaniche che dovrete fare, non vi spoilerò niente, durante il takedown che vi possono one-shottare, sia per il boss finale che ha qualcosa come 13 fasi di immunità e il mid boss ne ha tipo 10.
Il risultato però è comunque qualcosa di divertente, specialmente se giocato in compagnia. Inoltre, il livello massimo del personaggio è stato portato al 72. Non è nulla di che, diciamo. Però adesso avrete la possibilità di riempire due rami abilità interi e circa quasi metà di un terzo albero abilità. Contando che ne avete 4 per personaggio, la diversità delle build in Borderlands 3 è enorme. E ce ne sono veramente decine e decine che sono viabili ad endgame. Ne trovate molte nella mia playlist delle build. Nel tempo sono stati aggiunti molti SDU da comprare per espandere la cassa nella vostra stanza. Adesso avrete un totale di 500 oggetti che potrete condividere tra tutti i vostri personaggi, semplicemente aprendo la cassaforte nella vostra stanza. Mai siamo arrivati a un numero così alto, sia di posti in cassa in generale, sia di posti condivisi tra personaggi, ed è una cosa bellissima che è stata anche mantenuta più avanti in Wonderlands. È quindi probabile che sia qualcosa che diventerà fisso in tutti i giochi della saga. Se avete giocato a Borderlands 3 e avete completato la storia almeno una volta in passato, saprete cos'è il fabbricatore Iridiano, un'arma segreta che spara altre armi. Beh, è stata modificata. Adesso non vi sparerà più armi verdi, blu e molto raramente viola e basta. Ha una seconda modalità di fuoco. Questa seconda modalità di fuoco andrà a utilizzare 250 di Iridium invece che 20, 50, non mi ricordo quella base, ma andrà a sparare completamente e solamente leggendarie e reward delle missioni, quindi armi uniche. Se avete tanto Iridium, potete letteralmente riempire una stanza di leggendarie dal nulla, senza farmarle e al vostro livello caos, quindi senza dover andare magari a rifarmare di nuovo il livello più alto. Non c'è niente di meglio se dovete buttare un po' di Iridium. E se avete altro Iridium da buttare, beh, invece che farmare le armi con la consacrazione perfetta, adesso potrete cambiare la consacrazione. Da Earl è stata aggiunta una macchina apposta, Crazy Hard Rerolls, che al costo di Iridium vi permette di cambiare la consacrazione su un'arma con una casuale. Sprecando, magari, 5.000-10.000 di Iridium, potrete ottenere la consacrazione che volete su ognuna delle vostre armi senza doverle farmare specificatamente, soprattutto se avete già trovato un Godroll. Inoltre, la macchinetta dei Veteran Rewards da Earl è stata potenziata. Invece di farvi solo comprare delle armi con una consacrazione al costo di Iridium, come era prima, adesso vi permetterà di comprare anche reward di missioni che avete già completato. Quindi la maggior parte delle armi uniche del gioco e alcune leggendarie specifiche potranno apparire qui e saranno acquistabili al costo di Iridium. Vi basterà farmare la macchinetta. Sono stati poi leggermente potenziati i gradi guardiano. In molti non se ne saranno accorti, se non hanno letto le pagine o visto qualche video riguardo, ma esiste una seconda pagina di abilità dei gradi guardiano. Vi basterà scendere abbastanza per raggiungerla. Non potrete cliccarci col mouse, purtroppo, sempre stato buggato, ma scorrendo pian piano con WASD, oltre a poter disattivare i gradi guardiano, come vedete adesso è possibile, scorrendo pian piano con WASD troverete altre 3 abilità, tra cui Pioniere, che è letteralmente l'abilità dei gradi guardiano più forte del gioco. Il 10% di tutto il danno che avete fatto negli ultimi 10-15 secondi lo potrete fare con un attacco corpo a corpo. Praticamente fate una combo, scaricate un intero caricatore e poi, prima di ricaricare, fate un corpo a corpo a un nemico e gli farete il 10% di tutti i danni che avete fatto prima. L'unica cosa che i giocatori del lancio di Borderlands 3 potrebbero riconoscere è l'evento di Halloween, uno dei primi eventi rilasciato praticamente a un mese dal lancio del gioco, che include una mappa nuova, armi nuove e un raid boss nuovo. Avete capito bene, raid boss. Infatti sono stati cambiati i boss finali degli eventi di Borderlands 3 e la loro vita e i loro danni sono stati portati al livello di un raid boss. È quindi qualcosa che ora non potrete più fare a livelli bassi, a livello anche 10, ma sarete costretti a fare una volta finita la storia con un'ottima build. Altrimenti non riuscirete a buttarli giù. Sono veramente molto resistenti. E avete capito bene, ho detto eventi. Infatti, dopo quello di Halloween, nell'estate successiva è stato rilasciato anche un altro evento con mappa e boss. La vendetta dei cartelli. Un evento estivo basato su un cartello di sostanze non proprio buone, con, di nuovo, mappa, mini boss e raid boss finale molto resistente. Alcune delle armi di questo evento sono tra le più forti del gioco, così come alcuni degli scudi.
e devo dire l'estetica dell'evento è probabilmente la migliore di Borderlands 3. Molto consigliato e di nuovo molto difficile, per cui fatelo solo una volta che avrete una buona build. Esiste anche un terzo evento, quello dei cuori infranti. In questo caso, come gli altri eventi, avrà i nemici che appariranno di più nel vostro mondo, oppure delle cose dorate. In questo caso abbiamo dei cuori che volano intorno ai nemici nel vostro mondo quando l'evento è attivo, che fanno esplosioni corrosive, vi curano, curano i nemici o vi danno del loot aggiuntivo. Questo evento però non ha una mappa extra, non ha un boss extra, ha solo delle missioni aggiuntive che vi danno un paio di armi leggendarie. Fine. È un evento molto minore, rilasciato per San Valentino, che vi consiglio se siete interessati al cecchino di questo evento, altrimenti lasciatelo stare. Non è un gran contenuto, ma è comunque un altro bonus gratuito. E voi mi starete dicendo, sì, belli gli eventi, ma quindi devo aspettare San Valentino, Halloween e l'estate per giocarci? No. Gli eventi ora sono permanenti. Vi basterà, dal menu principale, prima di entrare in partita, decidere se avere un evento attivo o no e quale attivare tra i tre. Una volta scelto quello che vorrete, vedrete che cambierà anche la lobby, potrete entrare in partita e l'evento sarà attivo. In alcuni casi la lobby si bugga un pochino, come nel mio caso. A parte quello, funziona tutto come deve e potrete fare gli eventi quante volte vorrete, senza limiti di tempo. Per quanto riguarda le missioni, però, e i vari cosmetici degli eventi, li potrete completare una volta sola e poi sarete a posto. Una delle aggiunte gratuite più famose a Borderlands 3, più amate dalla community, è stato il mercato nero di Maurice. Una vending machine speciale che appare nascosta, in posizioni diverse, durante la settimana. Ogni settimana cambia posizione e contenuto e conterrà delle armi scelte dagli sviluppatori. Quindi stiamo parlando di leggendarie, uniche o armi comunque a loro scelta, abbiamo avuto qualche scherzo. Voi andrete a trovare questa macchinetta, faccio video ogni settimana spiegandovi dove si trovano, e all'interno potrete poi trovare 2-3 copie di ognuna delle armi di quella settimana, 3 armi in totale. Potrebbe essere che a volte una delle armi non ci sia e abbiate magari 5 copie di ogni arma invece, ma non è un problema. Vi basterà tornare alla macchinetta dopo mezz'ora di tempo in gioco o il giorno dopo e lo ritroverete lì. La macchinetta scomparirà dopo che ci avete interagito al prossimo cambio di mappa o cambio caos o quello che volete. Per cui anche lì fateci un pochino attenzione, non è un bug, è una feature. La modalità caos è stata completamente cambiata rispetto a quella che era presente al lancio o alcuni mesi dopo. Al lancio c'erano solo 3 livelli caos con tantissimo loot a caos 3 e dei modificatori casuali diversi da ogni mappa. Entravate in una mappa e magari c'era più 20% danni pistole, meno 20% danni fuoco, eccetera eccetera eccetera, cose così. A Chaos 3 ce n'erano circa 6 in ogni mappa, che cambiavano ad ogni mappa e ogni volta che entravate uscirate da una mappa. Ed era stato poi aggiunto Chaos 4 alcuni mesi dopo, che andava a rendere le cose ancora più difficili, oltre a vita, armatura, salute eccetera ai nemici aumentate. Ma tutto questo non era un granché, e quindi c'è stato un enorme cambiamento della modalità Chaos con l'aggiornamento del Chaos 2.0, ottenendo 10 livelli Chaos. Questi nuovi livelli Chaos avranno dei modificatori che sono inerenti al personaggio, non cambieranno ogni mappa, e in base al vostro livello, a Chaos 1 avrete un modificatore facile, quindi un bonus, a Chaos 10 ne avrete uno facile, uno medio, uno difficile e uno molto difficile. Modificatori molto difficili possono essere quando finite a terra morite all'istante invece di finire in lotta per la vita, quando uccidete un nemico un teschio della morte molto resistente come un boss vi insegue se vi tocca morire all'istante, può essere ogni nemico è immune a un elemento casuale, insomma cose del genere. In più, alcuni mesi dopo è stato aggiunto un ulteriore livello Chaos, Chaos 11, che adesso è il preferito della community. È difficile quanto Chaos 10, tutti i nemici hanno 10.000% salute, armatura, scudo, eccetera, ma non ci sono modificatori, non ci sono bonus, non ci sono malus. È semplicemente una modalità più difficile di giocare. Tutto qui. Questo vuole anche dire però che le armi adesso possono essere ottenute fino a Chaos 10, non Chaos 11. Chaos 10. Chaos 11 è identico al 10, modificatori a parte. E non solo più fino a Chaos 3. E quindi è una salita un pochino lenta, ma assolutamente fattibile e, utilizzando i trucchetti che ho spiegato nelle mie guide a riguardo, potrete farla anche in pochissime ore. Ma non è finita qua.
Come alcuni di voi ricorderanno, quando è stato introdotto Chaos 4, prima del rework della modalità Chaos, erano state introdotte anche alcune armi esclusive che potevano essere ottenute solo eliminando alcuni nemici a Chaos 4. Con la modalità Chaos 2.0, questa cosa è stata mantenuta ed è stata potenziata. Adesso la maggior parte dei boss del gioco base andrà a darvi alcune armi aggiuntive specifiche se li sconfiggerete a Chaos 6 o superiore. Nel caso di Katagawa Junior, come quello che state vedendo sotto, potrebbe essere il cecchino leggendario Sendok. Sì, un ritorno della versione di Borderlands 2. Inoltre adesso non c'è nessun motivo di giocare a TVHM o modalità cacciatore duro, cose del genere. Perché con la Chaos 2.0 tutte quelle cose che andreste a incontrare a cacciatore duro, quindi nemici più duri, più loot e cose del genere, li otterrete già giocando con la modalità Chaos attiva. Anche Chaos 1 è sufficiente. Questo vuol dire che giocare a cacciatore duro o New Game Plus non c'è letteralmente alcun motivo se non fare la storia di nuovo, visto che le difficoltà sono uguali al Chaos. Tutti i drop delle missioni e uniche che possono essere ottenute una volta sola le potrete ottenere col fabbricatore Ridiano o i Veteran Rewards. È stata tolta un po' la rigiocabilità di Borderlands 3. Questo è un peccato. Però forse è meglio così, vista la lunghezza e il livello della storia. Nel corso dei mesi sono stati ridotti anche di molto i drop delle leggendarie. Al lancio Chaos 3 vi faceva ottenere 5-10 leggendarie da dei boss normali, anche 15 leggendarie da Graveward. Era fuori di mente. È stato ridotto di molto. In più, alcuni mesi prima della fine del supporto del gioco, il drop di leggendarie è stato ulteriormente diminuito. Andando da Graveward adesso potreste ottenere 0 leggendarie un paio di volte, poi 2 leggendarie, 1, 4, 0 e cose del genere. Siamo ancora un po' più alti di Borderlands 2, ma siamo a un livello molto più simile. Nel gameplay di sottofondo, se state vedendo che droppo 15 leggendarie da un nemico, è perché c'è un evento attivo al momento per festeggiare i 4 anni di Borderlands 3. Non vi preoccupate, da inizio ottobre questo evento sarà finito e i drop delle leggendarie torneranno bassi come al solito. Pensavate aveste finito? Nope. Abbiamo ancora 2 chicche che ho tenuto per ultimo. La prima riguarda le vere prove. Vi ricorderete che Borderlands 3 come in-game all'inizio del gioco, al lancio, aveva 6 prove. Erano 6 mappe da fare entro un certo tempo, completando alcune missioni e con un boss alla fine. Erano carine all'inizio del gioco, ma poi erano noiose e inutili da fare. Ecco, sono state un pochino cambiate. All'inizio di ogni prova adesso ci sarà un bottone che vi farà attivare, se vorrete, la modalità vera prova. Cosa cambia questa modalità? Durante la mappa e le missioni, nulla. Il boss finale invece è un po' cambiato. Sarà infatti un raid boss. Abbiamo quindi 6 raid boss aggiuntivi. E dopo averlo sconfitto avrete 2 armi specifiche per ognuno di questi raid boss, armi anche dei DLC buttateli in mezzo, di cui avrete il 50% di possibilità di ottenere. Sono tutte armi forti selezionate apposta per darvi la possibilità di farmarle in un modo diverso dal solito. Notate bene però, così come anche per il mercato nero, se prenderete o otterrete un'arma di un DLC senza possedere il DLC, potrete esaminarla, potrete metterla nell'inventario, ma non potrete usarla finché comprerete il DLC. Quindi non perderete l'occasione nel caso vorrete usarla in futuro, ma non potrete usarla sul momento. Infine, la chicca finale che ho tenuto per ultimo. Vi ricorderete che durante il video ho parlato di chiavi di diamante, migliori delle chiavi dorate. Chiavi di diamante? A cosa servono? Sotto la plancia della Sanctuary c'è una nuova sezione, l'armeria di diamante. Al costo di una chiave di diamante, vi farà un effetto fantastico. Vi permetterà di scegliere uno scudo, un'arma e una granata scelta tra decine di leggendarie e uniche. Letteralmente dovrebbero essere, se non sbaglio, 30 per ognuno, andando a memoria. E in più, una volta che avrete selezionato una di ognuna di queste categorie, vi darà un'arma aggiuntiva al centro della stanza. Avrete 5 minuti di tempo per scegliere e potrete sceglierne soltanto una dalle 3 sezioni. Poi la sezione si chiuderà in automatico e sparirà, quindi non pensate di fare i furbi perché non riuscirete a ottenerne più di una. E devo dire che è un'esperienza fantastica.
Le chiavi di diamante sono rarissime. Potrete ottenerle solo con le carte della cripta del DLC 6 oppure tramite codici shift dati sui social delle pagine di Borderlands e su quelle degli sviluppatori, come ad esempio Randy Pitchford, il capo della Gearbox. Per cui seguiteli per ottenere quei codici, perché questo mese ne avrete ben 4 di codici per avere una chiave di diamante, e se non usate Save Editor su PC non avrete altro modo di ottenerli. Ah, e ho ottenuto una bomba per il finale. Il crossplay è presente tra tutte le piattaforme su cui potrete comprare Borderlands 3, quindi Xbox, PlayStation, sia old gen che next gen, e PC. Potrete giocare tutti insieme coi vostri amici, senza problemi. Ci sarà il rilascio di Switch a breve. Vedremo come sarà quello, se ci sarà il crossplay o no.